Allora, io mi chiamo Alessandra Brugnoni, insieme alla mia collega stasera Antonella Gemelli, presenteremo, ci occuperemo appunto dell'aspetto della disregolazione emotiva e analizzando questa dimensione e gli interventi possibili. Io e la dottoressa Gemelli lavoriamo all'interno di studi cognitivi, come magari sapete già, è una scuola di specializzazione che ha diverse sedi nelle varie parti d'Italia, dal nord fino a San Benedetto, e studi cognitivi è anche un centro di ricerca della terapia cognitivo-comportamentale, ha un web journal che si chiama State of Mind e ha anche un centro clinico. Ogni sede ha un proprio centro clinico e all'interno di ogni centro clinico c'è anche quello che viene definito appunto il centro, centro clinica italiana di psicoterapia. In maniera particolare, nella sede di Modena, questo centro clinico di clinica italiana di psicoterapia si occupa dei disturbi appunto della personalità. È un centro intensivo che è un intervento di gruppo e individuale per i disturbi appunto della personalità. Poi, se ci saranno domande, avrete modo, magari mi diciamo anche meglio questo, ma. E alla fine, insomma, così ci dedichiamo più all'argomento della serata, appunto. Vuoi partire, Anto? Allora, come un po' dice il titolo e come diceva la collega, l'idea è di fare un po' un excursus partendo intanto dal concetto di regolazione emotiva, anche dal punto di vista, come dire, degli aspetti più neurobiologici. Okay? E quindi partendo da quello che è il concetto di Lazarus e Folkman. Che è quello che la disregolazione emotiva può essere riferita a un'interruzione della stabilità interna dei processi legati alle attività di cervello, mente, corpo e ambiente. Quindi cercheremo in qualche modo in questa prima parte di comprendere un po' con questi termini cos'è la mente, come si sviluppa e quali sono i meccanismi che permettono di sviluppare la mente e il cervello e che favoriscono il raggiungimento in questo senso di un equilibrio emotivo. E facciamo riferimento in questo caso all'approccio neurobiologico all'interno delle relazioni interpersonali di Siegel, nel quale la mente è considerata il prodotto di un'interazione tra l'esperienza interpersonale e le strutture, quindi le funzioni del cervello. Le neuroscienze in questo ambito, per chi di voi le conosce, appunto, insomma, studiano quelle che sono proprio le relazioni tra la struttura e le funzioni del cervello. Quindi in questo senso le esperienze alterando le connessioni neurali plasmano direttamente quelli che sono i circuiti della memoria e in questo senso abbiamo sempre detto come il passato possa influenzare poi il futuro, così come le emozioni e la propria coscienza di sé. Questo succede nell'arco di tutta la vita e lo sviluppo della mente non si ferma con l'infanzia o con l'adolescenza, ma continua. Appunto all'interno di questo approccio neurobiologico, come dire, la mente ha questa doppia funzione, no? La mente processa le informazioni interne in modi diversi e da una parte ha lo scopo di integrare le informazioni in un insieme unitario e coerente e dall'altra, no? Proprio per quello che ne è la componente del cervello, a partire da queste informazioni si creano le cosiddette rappresentazioni mentali, le quali coinvolgono appunto dei circuiti che lavorano indipendentemente o in interazione tra di loro e determinano, come dire, appunto, hanno come esito l'elaborazione di queste informazioni appunto a partire dalle rappresentazioni mentali. Quindi
Quindi in questo senso le aree del cervello interessate per quello che riguarda il tema della serata, quindi della regolazione emotiva, sono il circuito del tronco encefalico nei termini di controllore dei processi fisiologici fondamentali, come per esempio gli stati di attivazione, no? Lo stato d'arousal, il talamo che regola l'entrata delle informazioni sensoriali che appunto arrivano poi al cervello e esso stesso ha collegamenti con le altre aree neocorticali. E, appunto con la corteccia cerebrale, nello specifico la corteccia orbito frontale, il cingolo anteriore e l'amigdala, che formano, come dire, in questo senso il cosiddetto sistema limbico, che si occupa, che è responsabile appunto di emozioni, motivazione, dei nostri comportamenti diretti verso gli scopi e ha la funzione di attribuire significati e elaborare quelle che sono poi le esperienze sociali. Le altre aree sempre centrali inferiori sono l'ipotalamo e l'ipofisi, che hanno il compito di regolare il mantenimento dell'omeostasi e insieme, formando l'asse ipotalamo-ipofisario adrenocorticale, si attivano proprio in risposta allo stress. E da questo punto di vista i traumi hanno proprio un effetto significativo su questo. Quando parliamo di regolazione emotiva non possiamo che parlare anche di attaccamento in questo senso, nell'idea che quando comunichiamo, no, intendiamo il comprendere, il percepire quelli che sono i segnali verbali e non verbali all'interno di un'interazione, quindi l'uno dell'altro. Affinché si instauri in quest'area una comunicazione quindi emotiva che sia efficace, bisogna che la persona faccia sì che il proprio stato della mente possa essere influenzato da quello dell'altro. Da questo punto di vista una comunicazione emozionale e una sintonizzazione affettiva diventano le basi per una comunicazione collaborativa tra due individui, tra due persone, e sono estremamente essenziali per quello che conosciamo come essere un attaccamento all'interno di un attaccamento sicuro. In questo sistema le emozioni ovviamente svolgono un ruolo fondamentale, sono i contenuti appunto fondamentali di quelle che sono le comunicazioni all'interno tra due individui. Questo durante i primi anni di vita e determinano poi da lì in poi il tono e le caratteristiche delle comunicazioni nel corso di tutta la nostra esistenza. Le emozioni da un punto di vista neurobiologico sono definite come flussi di energia o stati di arousal o attivazione, hanno la funzione di coinvolgere il cervello e altri sistemi dell'organismo e a livello della mente, a proposito delle due parti che dicevamo prima, sono quelle che influenzano l'elaborazione delle informazioni, per cui sono i responsabili dei processi di valutazione dei significati e risentono in modo diretto proprio delle influenze sociali. Che succede? Cosa succede da un punto di vista emozionale, no? Nel nostro cervello? La prima fase è attivata da uno stimolo che in qualche modo determina uno stato di aumentata vigilanza sia del cervello che degli altri sistemi dell'organismo, una sorta di informazione che sta succedendo qualcosa di importante, dobbiamo prestare attenzione. Da lì parte una risposta automatica che a questo livello non coinvolge necessariamente una coscienza e non ha nessun tipo di accezione, nessun tono, né positivo né negativo. Questo succederà poi nella seconda fase in cui il cervello processerà queste rappresentazioni e determinerà se appunto uno stimolo è buono o è cattivo e preparerà il cervello e il resto dell'organismo quindi ad agire, per esempio nell'avvicinarci o nell'allontanarci in caso che sia stato definito in un senso o nell'altro. Successivamente saranno coinvolti fattori interni ed esterni, come per esempio le esperienze della vita, oppure l'attuale contesto e anche le aspettative che ogni individuo ha rispetto a questo stimolo. Solo nella terza parte nella terza fase della risposta emozionale avremo la differenziazione dei pattern in emozioni fondamentali, quindi come la rabbia, la sorpresa, la vergogna e le altre.
ci sono domande per esempio, per caso Alessandra, se ci sono. No, 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 no. E quindi per capire come in qualche modo il sé, quindi, emerga appunto da quell'interfaccia che si diceva all'inizio tra l'attività del cervello e le relazioni umane, dobbiamo analizzare proprio come le emozioni vengono vissute e modulate all'interno della relazione. Quindi in questo caso si parla del concetto di coregolazione, quindi quando abbiamo uno scambio tra le attività dei due cervelli che si accordano, diciamo, reciprocamente. E la capacità di regolare le emozioni emerge proprio attraverso le interazioni sociali, quindi durante l'infanzia e in particolare tramite le relazioni di attaccamento. Da questo punto di vista, la sintonizzazione affettiva è fondamentale per sviluppare quelli che sono i circuiti cerebrali che sono volti a mediare e a determinare quelli che saranno poi le capacità di autoregolazione dell'individuo. Molte ricerche ci sono in quest'ambito e come dire, proprio da questo punto di vista spesso no, si differenzia e si denota le caratteristiche all'interno, per esempio, dell'attaccamento sicuro, in cui appunto questo processo di coregolazione è funzionale e quindi porta, crea, come dire, crea un sistema tale per cui il bambino impara, quindi l'individuo poi di conseguenza imparerà a autoregolarsi, a differenza invece di quello che succede nell'attaccamento evitante, dove il bambino impara ad adattarsi ad un mondo, se vogliamo, più arido, no? E lo fa riducendo il livello di consapevolezza degli stati emozionali che vengono generati all'interno delle interazioni sociali. O all'estremo, no? Nell'attaccamento disorganizzato, in cui invece la persona impara a rispondere alle condizioni di stress attraverso il meccanismo della dissociazione o della disorganizzazione dei propri processi mentali. Ci sono tante definizioni, no? Tante ricerche per quello che riguarda il costrutto della regolazione emotiva. Noi abbiamo scelto questo di Grazia Rohmer, che ci sembrava, come dire, abbastanza completo e significativo anche dal punto di vista degli altri studi. E in questo senso la regolazione emotiva viene considerata, che cos'è sostanzialmente? È la consapevolezza e la comprensione delle proprie emozioni, la capacità di accettare, l'accettazione delle emozioni, la capacità di controllare emozioni negative e agire in base ai propri obiettivi anche quando vengono provate, quindi quando sono presenti emozioni negative, e soprattutto la capacità di utilizzare le strategie di regolazione emotiva in modo flessibile e adatte al contesto. All'interno, no, quando parliamo di emozioni, vengono considerate tante componenti, in particolare parliamo dell'intensità, per esempio, no? Il cervello modifica l'intensità delle sue reazioni, per esempio, variando il numero di neuroni attivati e la quantità di neurotrasmettitori che vengono secreti in risposta ad un determinato stimolo. E l'intensità dipende nell'individuo da appunto fattori temperamentali o costituzionali o dalle esperienze passate. È così come la sensibilità, la soglia di sensibilità indica il livello minimo al di sotto del quale le sensazioni e gli stimoli non inducono un'attivazione dei sistemi di valutazione. E anche in questo caso sono strettamente collegate al temperamento, alle esperienze passate e anche allo stato della mente presente e contestuale. Così la specificità che identifica quella modalità con cui i centri di valutazione stabiliscono il significato poi delle rappresentazioni. L'altro concetto molto utilizzato è quello di finestra di tolleranza, per indicare appunto i margini entro i quali gli stati emozionali di diverse entità possono essere poi processati senza che questo arrivi a compromettere il funzionamento dell'intero sistema. Così come invece i processi di ritorno entro i margini di tolleranza e quindi la capacità in qualche modo di riflettere sugli stati mentali propri e altrui al fine di ridurre gli effetti disorganizzanti derivanti da un particolare episodio che è stato, insomma, particolarmente attivante.
Così come l'accesso alla coscienza, che diventa, dire, permette di modificare appunto le reazioni automatiche per introdurre degli elementi di scelta dal punto di vista dei comportamenti. Anche in questo caso dipendono dalla consapevolezza, dalle capacità autoriflessive e dall'accesso a quello che è un pensiero che è finalizzato poi ad uno scopo, è un comportamento finalizzato allo scopo. Così come le espressioni esteriori. Mi viene in mente, come dire, la definizione in qualche modo di vulnerabilità emotiva di Marshall Linehan, che appunto definisce, insomma, identifica con questa definizione appunto l'attivazione, quindi un'alta sensibilità agli stimoli, un'alta intensità e una difficoltà, no? Quindi più facilmente l'emozione esce dalla finestra di tolleranza e quindi va in stati di iper o ipo-arousal e più difficilmente riesce a rientrare all'interno della finestra di tolleranza. E se pensiamo a questi pazienti, a questo tipo di pazienti, nello specifico al disturbo borderline, in effetti hanno difficoltà anche dal punto di vista dell'autoriflessività e quindi nella capacità poi di autoregolare le proprie emozioni. E il concetto di finestra di tolleranza introdotto da Siegel appunto e appunto identifica quella zona ottimale all'interno del quale noi troviamo e tolleriamo, così si può dire, gli stati emotivi. Diciamo che nel corso, no, di una giornata noi possiamo muoverci, è normale insomma muoverci verso, insomma, all'interno di questa finestra. A volte ci muoviamo verso l'alto, a volte ci muoviamo verso il basso, e questo contestualmente a delle situazioni che possono essere più o meno attivanti o più o meno calmanti. Quello che succede, quindi fluttuare all'interno della finestra è totalmente normale, fino al punto che per varie ragioni quello che succede è che il tono dell'arousal non supera o verso l'alto o verso il basso i confini di questa finestra, e lì viviamo quello che è un senso di essere fuori controllo, no? Quello che percepiamo come un senso di perdita di controllo, è il momento in cui avviene quello definito disregolazione, quindi ci sentiamo troppo agitati o al contrario ci sentiamo scarichi, ci sentiamo apatici. E questo tutto accompagnato anche da uno stato di malessere soggettivo, e la tendenza è quella di cercare di uscirne. Diciamo che secondo questa rappresentazione del malessere è indotto da una disregolazione appunto legata al tono dell'attivazione neurofisiologica, il problema vero sta proprio nell'incapacità di trovare delle strategie di regolazione emotiva che consentano all'individuo di rientrare all'interno della finestra quando si trova al di fuori, quindi sia che sia in iperarousal sia che sia in ipoarousal. Per questo, come dire, sono stati fatti anche da questo punto di vista studi e ricerche, e quello che si è visto è che nella maggior parte dei casi si considera un sistema di regolazione emotiva efficace un sistema in grado di essere flessibile e responsivo quindi ai cambiamenti contestuali, mantenendo nello stesso tempo il proprio equilibrio interno. Molti studi hanno dimostrato come alcune strategie da questo punto di vista sono più efficaci, più adattive rispetto ad altre, seppur dobbiamo considerarla sempre in termini di rigidità o flessibilità, ovvero una strategia di evitamento in certi casi può tuttavia avere una sua funzionalità, dipende dal contesto in cui la mettiamo in atto, così come la capacità del chirurgo che opera a cuore aperto è quello di abbassare al massimo il livello di intensità emotiva per poter produrre il suo compito, per fare il suo compito. Allo stesso tempo questo chiaramente toglierà l'aspetto dell'empatia, toglierà altre parti. Quindi in questo senso l'idea è che la flessibilità, e questo insomma è un lungo discorso anche all'interno per quello che riguarda i disturbi di personalità e gli altri disturbi, è quella che maggiormente identifica l'efficacia da un punto di vista della gestione anche
degli stati emotivi. Tuttavia, come dicevo, ci sono degli studi che hanno dimostrato che alcune strategie si possono considerare in linea di massima più adattive di altre. In particolare sono la ristrutturazione cognitiva, quindi il reappraisal, quindi la tendenza a generare delle interpretazioni o delle prospettive positive su una situazione stressante al fine di ridurne gli effetti negativi, il problem solving, quindi il tentativo volontario appunto di modificare una situazione stressante o quantomeno di contenerne le sue conseguenze, e l'accettazione, in termini di accettazione non giudicante dell'esperienza emotiva, emozionale. Invece, tra le non adattive, la soppressione dell'esperienza emozionale, quindi la tendenza a non voler accedere a quello che è lo stato emotivo, l'evitamento in entrambe le sue modalità, quindi l'evitamento sia della dimensione esperienziale dell'emozione sia di quella comportamentale, così come il rimugine e la ruminazione, quindi questi processi cognitivi che sono un tentativo nell'ambito della regolazione emotiva appunto di regolare le proprie emozioni soffermandosi in modo ripetitivo sull'esperienza delle stesse, sulle loro cause, sulle loro conseguenze, determinando in questo senso un peggioramento o un mantenimento dello stato emotivo negativo. Ok, c'era una domanda sui tre tipi di, allora potrebbe fare degli esempi riguardo i tre tipi di attaccamento. Vuoi che le guardiamo dopo? Dai, non avevo visto la domanda, no, perbacco. Allora, nel senso che, come dire, dal punto di vista, questi sono gli studi della Main, cioè fanno riferimento comunque nell'attaccamento alla strange situation e alla Main, quindi alla tendenza in queste tre tipologie di attaccamento non gestire la vicinanza, non gestire la separazione nel caso della strange situation con il proprio bambino. Diciamo che quello che maggiormente è significativo dal punto di vista della disregolazione delle emozioni sicuramente è l'attaccamento disorganizzato, nel senso che si caratterizza per un ambiente, in questo caso quindi nell'ambito dell'attaccamento, di una figura di riferimento che tende a rispondere in modo invalidante alle emozioni del bambino, in modo imprevedibile. Tende a svalutare, a minimizzare, a non riconoscere gli aspetti emotivi del bambino o appunto a rispondere in modo alternato a quelle che sono le manifestazioni delle espressioni emotive, determinando in questo senso appunto una sorta di incapacità previsionale, se ci pensiamo, per cui il bambino si disorganizza in questo senso, comunque l'attaccamento disorganizzato si disorganizza perché non c'è una prevedibilità in quello che può essere una risposta, oppure c'è una prevedibilità ma nell'ottica di una risposta di svalutazione o di invalidazione. Nell'attaccamento evitante chiaramente c'è più una sorta di tendenza di inibire, quindi c'è la difficoltà maggiormente di esprimere le emozioni, manifestarle, si caratterizza, diciamo, se dovessimo dire, per un clima di freddezza, no? Cioè dove delle emozioni non si parla e l'aspetto dell'inibizione delle emozioni non è francamente invalidato, però non sono importanti, non entrano nel linguaggio e nella comunicazione familiare, no? E quindi neanche nell'ambito dell'attaccamento, appunto neanche quelle tra mamma e bambino. Chiedono nell'attaccamento ansioso ambivalente invece cosa succede? Da un certo punto di vista, se ci pensiamo,
assomiglia, cioè può avvicinare, non è francamente come quello disorganizzato, però c'è comunque una sorta di imprevedibilità. Diciamo che forse è in qualche modo una via di mezzo. Dal punto di vista della regolazione delle emozioni, i tre principali che hanno una ricaduta importante dal punto di vista della regolazione sono l'attaccamento sicuro quanto esito soddisfacente di quello che è il processo di coregolazione, l'evitante proprio perché sviluppa una tendenza ad inibire le emozioni e in questo, come dire, è tutta l'area dei problemi appunto legati ai disturbi inibiti dal punto di vista emotivo, mentre la disorganizzata è quella che maggiormente poi si collega di disturbi dell'area del discontrollo, quindi del cluster B, piuttosto che anche disturbi dissociativi nel momento in cui ci sono veri e propri episodi traumatici, insomma. Ok. Puoi andare avanti. Sì, devi mandare tu avanti le slide, Antoine. Sì, ok, quindi quello che stiamo sottolineando è proprio la dottoressa ha parlato fino adesso di quella che è la dimensione della disregolazione emotiva. Questa, diciamo, la disregolazione emotiva è una dimensione che è presente in molti disturbi psichiatrici, in molti disturbi della personalità, sicuramente in maniera particolare in quelli del cluster B, che è presente ancora anche in alcuni disturbi per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza. Anche i comportamenti che vanno a violare le norme comuni, sociali, e i comportamenti aggressivi e violenti fanno parte del comportamento appunto legato alla disregolazione emotiva. Ovviamente l'elemento centrale di questa dimensione è riconosciuto all'interno dello sviluppo di una personalità borderline. Ovviamente, questa disregolazione emotiva è sicuramente legata ad aspetti temperamentali, biologici, ma anche nell'intensità, nella frequenza, nella modalità con cui poi viene ad essere manifesta, è collegata all'aspetto del temperamento, della base biologica, con quelli che sono gli eventi di vita appunto nell'infanzia e dell'adolescenza. Vai pure, Anton. E, per quanto riguarda da un punto di vista, diciamo, clinico, strutturale, che cosa vediamo quando effettivamente c'è una disregolazione emotiva? Vediamo a livello strutturale dei deficit, una riduzione proprio del volume dell'amigdala e dell'ippocampo e una riduzione di quella che è la sostanza grigia nell'area del cingolo, anteriore e nella corteccia orbitofrontale. Una riduzione ancora del volume della corteccia prefrontale ventrolaterale destra, soprattutto nei pazienti che hanno avuto una storia di abuso o di traumi passati, insomma. Quindi si concretizza effettivamente a livello funzionale in un aumento dell'attivazione e un aumento prolungato nel tempo proprio dell'attività dell'amigdala e una riduzione invece dell'attività delle regioni prefrontali, come se non ci manca una connessione, un legame tra le regioni prefrontali e l'amigdala, come se non ci fosse una connessione, una comunicazione. Vai, Anton. Scusa, mi stavo guardando una domanda, me la segno così Sì. rispondiamo dopo. Vai, vai pure. Brevemente, diciamo proprio anche due cose a livello neurochimico, anche se non è l'elemento centrale. C'è sicuramente una riduzione della serotonina, dell'ossitocina, un aumento invece della vasopressina, dei livelli di cortisolo come espressione clinica della disregolazione emotiva. Quando parliamo di questa dimensione e facciamo riferimento, li colleghiamo, quanto detto fino adesso, a quelli che sono poi i criteri che vengono riconosciuti nel DSM-5, è come se andiamo a analizzare la disregolazione emotiva all'interno, no, dell'instabilità, si verifica all'interno dell'instabilità dell'immagine di sé, un'alternanza
tra una visione di sé come capace, come positivo, come di una persona adeguata, a all'opposto una persona sbagliata, non amabile, inadeguata. Questa instabilità del sé si struttura anche un'instabilità nei comportamenti, che si strutturano in una maniera finalistica e che impediscono poi il raggiungimento in maniera costante e coerente degli obiettivi di vita. Un'instabilità anche appunto nelle relazioni interpersonali e da una ansia costante rispetto ai livelli, alle situazioni di separazione abbandoniche. Vai pure. Queste dimensioni, diciamo che sono parte caratteristica ovviamente del disturbo borderline, ma che in realtà alcune ricerche hanno proprio sottolineato come siano effettivamente trasversali ad altri disturbi. Infatti vengono riconosciuti quelli nella dimensione della vulnerabilità emotiva dei criteri simili tra il disturbo borderline, ad esempio, e la DHD. Si riconosce infatti l'aspetto dell'instabilità affettiva, dei comportamenti impulsivi, del mettere in atto comportamenti rischiosi e della difficoltà a gestire la rabbia e le relazioni interpersonali in generale. Quindi questi criteri vanno proprio a descrivere queste dimensioni, che è quello appunto della disregolazione emotiva, della vulnerabilità e dell'instabilità affettiva. Le grosse dimensioni fondamentali e trasversali in vari disturbi. Una ricerca ha proprio sottolineato come pazienti 910 in maniera particolare, che avevano in età adulta una diagnosi appunto di ADHD, con la SHIP2 emergevano come la presenza di tutti i criteri riconducibili ad un cluster B. Anche qui proprio per sottolineare la trasversalità di queste dimensioni tra questi disturbi. Quindi oltre che nella ADHD, nel disturbo border, nei disturbi di personalità del cluster B, poi si è vista anche una trasversalità per quanto riguarda l'aspetto della ciclotimia, ad esempio, dove effettivamente gli studi che sono stati fatti hanno proprio riconosciuto come all'interno di questa dimensione, anche nei soggetti che avevano un temperamento ciclotimico, si strutturavano proprio dei criteri riconducibili ad altri anche disturbi, appunto, come la difficoltà interpersonale, l'ansia da separazione e una labilità appunto emotiva. Gli aspetti proprio effettivamente psicologici della ciclotimia, come vediamo, effettivamente sono una ipersensibilità al rifiuto, una dipendenza dalle altre persone, che quindi rende instabile l'autostima e il fatto di non avere un bisogno eccessivo, di avere un riconoscimento, una gratificazione immediata, di essere molto sensibili a quelle che sono le critiche hanno un forte senso di giustizia, un ipercontrollo eccessivo per cercare appunto di organizzare i comportamenti e al contempo comportamenti eccessivamente poi impulsivi, dati proprio dall'ipercontrollo. Questi aspetti psicologici della ciclotimia vanno a descrivere ugualmente quelle che sono le aree proprio della vulnerabilità emotiva. Ancora una volta, quelli che riguardano proprio l'instabilità dell'umore, una sensibilità interpersonale e l'ansia di separazione. Quindi, come vediamo, queste tre componenti, queste tre dimensionalità sono trasversali e gli studi clinici e la ricerca dimostrano proprio di questa trasversalità di queste dimensioni. Quindi, un po' per riassumere anche proprio come i fattori, quello che abbiamo detto fino adesso, no? I fattori genetici, i fattori neurobiologici, insieme a quelli che a quello che è l'ambiente e le esperienze, quindi di vita, sottolineano e strutturano, possono dar via alla formulazione di una disregolazione emotiva, che quindi si concretizza in una
difficoltà a regolare le emozioni, ha una disabilità affettiva, l'ansia della separazione e ha difficoltà interpersonale, che ovviamente l'elemento centrale ovviamente è nel disturbo borderline, ma appunto, come abbiamo visto, è espanso e trasversale ad altri disturbi. Questa trasversalità è quella che era un po' alla base dell'intento nella costruzione del nuovo DSM-5, proprio di non strutturare i disturbi da un punto di vista categoriale, ma appunto da un punto di vista dimensionale. Quindi c'era l'intento di andare verso una ridefinizione dei disturbi, soprattutto per quanto riguarda i disturbi di personalità, andando ad analizzare non i singoli criteri, ma appunto le aree di maggiore vulnerabilità e queste dimensioni. Quello che ovviamente questo primo intento si era concretizzato alle origini proprio con strutturare effettivamente solo 5 disturbi della personalità. Appunto, inizialmente c'era il disturbo antisociale, evitante, borderline, ossessivo compulsivo e schizotipico, e tutti gli altri rientravano un po' nell'area del borderline. Proprio per sottolineare come c'era questo aspetto di non discriminabilità tra i vari disturbi, e cosa che poi non si è concretizzata fino appunto alla fine. Questo, diciamo, era l'intento, ma poi non si è strutturato in maniera definitiva. Nel modello comunque si era cercato di voler sottolineare all'interno del DSM-5 di far sì che questi criteri dimensionali fossero almeno analizzati da due punti di vista, come il criterio della gravità, quindi la gravità per quanto riguarda il funzionamento del sé e gravità per quanto riguarda il funzionamento delle relazioni interpersonali, proprio con una scala, e oltre a questo l'aspetto della dimensione dei tratti proprio di personalità, parlando appunto di 5 domini della personalità: affettività negativa, distacco, l'antagonismo, la disinibizione verso la compulsività e lo psicoticismo. In concreto, poi, diciamo, questi intenti hanno avuto un po' uno stop dall'APA, appunto, no? Che ha voluto ripristinare le 10 categorie nel DSM-5 e lasciare, diciamo, l'aspetto della dimensionalità solo nella sezione 3 come un modello alternativo, che è appunto una proposta, diciamo, che poteva in qualche modo andare verso un compromesso, ma che soddisfaceva non tutti, diciamo, o quasi nessuno. E quando parliamo, quindi, tenendo in considerazione l'importanza di notare, del prendere in considerazione le dimensionalità, quali sono effettivamente le terapie efficaci per i disturbi di personalità, per il disturbo borderline, se vogliamo. Diciamo che le terapie, in maniera particolare la DBT o gli approcci psicoanalitici, sicuramente per le ricerche che sono state condotte fino adesso portavano effettivamente a un miglioramento. Quelle che andavano, con la slide successiva, vediamo proprio come la percentuale effettivamente a 6 anni, effettivamente queste terapie portavano ad un miglioramento dell'83%. 5%. Ma cosa andava effettivamente a migliorare dopo 6 anni del trattamento? Andavano effettivamente a scomparire i sintomi legati all'impulsività, quindi agli agiti autolesivi, all'esplosione di aggressività, all'esplosione di rabbia, non all'aspetto del binge eating, andavano a diminuire i sintomi di tipo cognitivo, quindi l'instabilità del sé, i sintomi psicotici anche transitori, andavano a migliorare le relazioni interpersonali, quindi le sensazioni di sentirsi abbandonato, quindi di evitare costantemente gli abbandoni, le relazioni intense, la tendenza a svalutare, idealizzare. Tendevano a permanere un po' l'instabilità affettiva e la tendenza alla disforia. Quindi, per, diciamo, dare un mini riassunto, quindi la diagnosi di disturbo di personalità ha subito recentemente un forte cambiamento, spostandosi comunque da un voler solo dare una nosografia categoriale verso un approccio appunto dimensionale.
grazie anche all'approccio delle neuroscienze è stato maggiormente sottolineato proprio l'importanza e l'effettiva dimensionalità diagnostica come elemento fondamentale e patognomico dei diversi disturbi. Questo porta a strutturare anche in maniera e a dare valore maggiore a quelle che sono tutte le psicoterapie cognitive che sono di terza ondata, che si muovono verso cosa? Verso alcune linee guida. Quello dell'andare non tanto a individuare i contenuti dei pensieri, ma a riconoscere insieme al paziente quali sono i suoi stati mentali problematici o più presenti, quelli frequenti, quelli caratteristici. Andare verso un atteggiamento di accettazione di questi stati mentali al fine di prendere una distanza, da non essere condizionati nell'agire dai propri stati mentali, da riconoscere e abbandonare quelli che sono i processi disfunzionali di cui parlava prima la dottoressa, ad esempio del rimuginio, e di attuare quindi delle strategie che servono al raggiungimento di scopi diversi e che siano più intenti alla risoluzione e al mantenimento di una buona funzionalità. Quando appunto parliamo di terapie di terza ondata o comunque di terapie cognitivo-comportamentali efficaci, ovviamente non possiamo non parlare della terapia dialettico-comportamentale, perché la terapia dialettico-comportamentale è la prima e ad aver dimostrato la sua efficacia, nel senso che è la prima ad avere degli studi di efficacia solidamente mantenuti nel tempo. E quindi le aree che effettivamente con una terapia individuale e anche con la terapia di gruppo verso cui si muove la terapia dialettico-comportamentale sono proprio la regolazione emotiva, aiutare a migliorare le relazioni interpersonali, aiutare a gestire meglio i comportamenti di impulsività e quindi a tollerare maggiormente la sofferenza e quindi a stimolare un atteggiamento mindfulness verso i propri pensieri, verso il proprio vissuto. Oltre alla terapia dialettico-comportamentale, la terza ondata collegata alla terapia dialettico-comportamentale vi sono gli interventi familiari che vengono proposti sia attraverso il multifamily group, che fa riferimento più a Ganderson, e alla DBT Family Skill Training di Hoffman, Fruzzetti e Svensson come ricercatori che hanno sottolineato, che non sono altro che un insegnamento, psicoeducazione e anche applicazione di quelle che sono le abilità per i pazienti svolte durante la DBT, queste rivolte ai familiari. Oltre quindi all'ambito della terapia dialettico-comportamentale, nella terza ondata possiamo parlare anche della terapia metacognitiva di Adrian Wells. La terapia metacognitiva che pone la metacognizione completamente al centro del suo intervento, come specifica funzione relativa ai processi patologici. Nella terapia, infatti, metacognitiva, la sofferenza non è data tanto da valutazioni errate che si effettuano della realtà, come avviene nella terapia, diciamo, cognitiva standard, ma dalla valutazione errata sul meccanismo che va a regolare proprio l'attività mentale. E quindi vengono anche proposti delle attività sia individuali e anche delle terapie di gruppo sulla ruminazione e sul rimuginio. Poi altre terapie della terza ondata fanno riferimento proprio a dei protocolli a partire da Jon Kabat-Zinn, che ha strutturato gli 8 incontri del protocollo della mindfulness, soprattutto all'inizio per l'ansia e la depressione, poi si è sviluppato su vari altri disturbi, appunto, proprio nell'idea di stimolare questa nuova abilità. Attraverso la pratica vado a stimolare l'abilità dell'essere. Oddio, non vedo più niente, Anto. Io non ho toccato nulla. Sono fuori, non vedo niente. Vuoi provare a collegarti? Intanto vado avanti io, così arrivo alla fine. Io ti vedo, però. Sì. Io non vedo niente, mi spiace un attimo.
Ah, posso provare a far uscire, solo a vedere No, se no, si no, riesce. vado. Niente, dicevamo quindi sicuramente all'interno di queste terapie di terza ondata, quindi più attenti agli aspetti processuali che non strutturali, possiamo mettere la mindfulness. E, sei riuscita? Sì, sì, sono orientata. Scusate, mi ero scollegata, sono orientata. Allora, stiamo parlando appunto della terapia della terza ondata della mindfulness, che appunto è attraverso la pratica si cerca di stimolare questa abilità dell'imparare ad osservare come in maniera distaccata, in maniera distante, quelli che sono i nostri pensieri, il nostro vissuto, provando proprio a sottolineare che la sofferenza fa parte della nostra vita ed è più un atteggiamento di accettazione più che di disputa, di ristrutturazione, come farne parte e prendere la distanza da quello che è un pensiero, da quello che è un'emozione, da quello che sono io, e non un'identificazione tra io sono il mio pensiero. Sulla stessa scia dell'accettazione c'è anche la terapia dell'ACT, appunto, dove appunto l'elemento centrale proprio è l'idea dell'accettare la sofferenza e del praticare esercizi che vanno verso la costruzione di valori per la persona e sempre di prendere la distanza da quello che sono i nostri pensieri, cominciare a vedere non come io sono quel pensiero, ma io sto pensando determinate cose su di me o sull'altro. Quindi creare quella distanza che mi permette di non essere condizionato dal flusso dei pensieri. Un'altra terapia della terza ondata fa riferimento appunto alla schema therapy, che la schema therapy che appunto è stata sviluppata da Jung in maniera particolare e che parla anche qui della formazione di schemi maladattivi precoci, quindi con l'insieme di credenze e di emozioni di questi schemi che vanno a creare una disfunzione nel modo di funzionare del paziente. Anche qui parlano molto di tecniche immaginative, esperienziali, di ricostruzione, di rimessa in discussione di questi schemi maladattivi. In ultimo parliamo anche di quelle che delle terapie basate, appunto, che vengono chiamate approcci bottom-up, basate molto sul corpo. Quindi parliamo nella tecnica dell'MDR, appunto, e della terapia sensory motor. Non hanno entrambe una derivazione cognitivista, ma sono incentrate appunto sul trauma attraverso interventi esperienziali corporei e proprio l'aspetto corporeo è al centro di questi interventi. Queste, diciamo, sono le terapie di terza ondata che vanno dietro a quest'idea della dimensionalità appunto dei trasversali, dei criteri che fanno parte dei disturbi della personalità. Un po' su questo ci siamo anche basate nello strutturare il nostro percorso proprio a Modena appunto sui disturbi di personalità, cercando proprio appunto di collegare, no, la terapia dialettico comportamentale con anche l'approccio appunto di Adler Wells, proprio perché parliamo di dimensioni della personalità. Diciamo che abbiamo concluso la parte più teorica del nostro intervento. Grazie a tutti per l'attenzione. Ho visto che c'erano appunto delle domande, proviamo a. Allora, c'era qualche domanda? Tu mi vedi, Ale? Io ti vedo. Ecco, vabbè, perché io non vedo più una parte, comunque va bene. No, c'era una. Anche ad alcuni si è bloccata la connessione. Oggi non era andata questa conversazione. Allora, c'era Virginia che chiedeva: per considerarla parte di un disturbo di personalità, per parte di un disturbo di personalità, c'è una cronicità di disregolazione o basta qualche episodio?
diciamo che proprio l'aspetto del disturbo di personalità fa parte proprio legato al che ci sia come uno stile, no, di vita che si presenta nell'arco della vita, che viene mantenuto. Quindi non è solo un singolo episodio, proprio perché quello che fa la caratteristica proprio del disturbo di personalità è che in maniera rigida si mantengono determinate modalità di relazionarsi alle nostre emozioni. Quindi sicuramente possono variare l'intensità e la frequenza anche in base al momento, no? C'è appunto a dei fattori di vulnerabilità, no, che possono andare ad aumentare la mia vulnerabilità, ma tendenzialmente è una disregolazione che magari si ha su ambiti diversi, ma permane. Grazie, ha detto grazie. Ok. Altre domande? A partire da quale età parlare di disturbo di personalità? Diciamo che a partire dalla maggiore età, nel senso che tendenzialmente viene fatta anche come valutazione diagnostica la SCID, ad esempio, per andare a classificare appunto disturbi di personalità a partire dai 18 anni, proprio perché diciamo, è come dire, vediamo che evoluzione prende, no? E se grazie ad altri tipi di altre esperienze possono, come dire, aggiustare un po' il tiro, avere un ambiente più validante, meno disfunzionale, che potenzia e che dà maggiormente agio allo sviluppo. Quindi diciamo, dai 18 anni in più si dà questa diagnosi. Sì, precedentemente si parla di disturbo positivo provocatorio, nella DHD, cioè c'è oppure disturbi del comportamento dirompente, quindi tutti quelli che poi diventano dei disturbi più dell'età dello sviluppo, ok? Quindi dice, potreste fare un esempio di quali strategie di regolazione adottare con un paziente in iperattivazione, ad esempio quando è guidato da pianto, rabbia e tristezza. Vuoi che vada? Cioè, sì. Allora, diciamo che al di là del tipo, no? del tipo di emozione attivata, questa è una domanda di Elena, okay. Al di là del tipo di emozione attivata, un po' l'indicazione, anche seguendo un po' le terapie sulla quale si stanno basando, come dice la dottoressa Brugnoni, insomma, di terza ondata, partono dall'idea di un'accettazione, no? Inizialmente, no, anche il concetto di validazione emotiva della linea, anche in qualche modo un po' la prima, che col modello dialettico comportamentale apre a questo tipo di psicoterapie, seppur comportamentale, diciamo, però è la prima che passa da quelli che erano i modelli strutturalisti precedenti, dove si partiva dalla ristrutturazione e dalla quindi modifica degli stili di pensiero e al fine di modificare anche gli stati emotivi, la linea col concetto di validazione apre a quest'altra direzione, per cui parla il modello dialettico, è proprio dialettico nella misura in cui prima accetto e quindi sto a contatto con lo stato emotivo, e l'accettazione, se vi ricordate, era una di quelle strategie che da ricerca, insomma, si è rivelata essere tra le più funzionali, e successivamente poi poter valutare l'eventuale o problem solving o in qualche modo una ristrutturazione o un altro tipo di comportamento, per cui sicuramente la prima parte prevede un accesso e quindi un'accettazione dal punto di vista dell'attivazione, e poi
In questo, per esempio, è strutturato molto bene il modello che noi usiamo, che è il modello DBT, prevede poi l'utilizzo di schede pratiche all'interno, insomma, con le quali si insegnano ai pazienti proprio delle abilità di gestione delle emozioni in termini appunto di problem solving, di modificare lo stato emotivo, in termini di mettere in atto il comportamento opposto, eccetera, insomma. Quindi diventa controproducente se in uno stato di iperattivazione noi mettiamo in pratica le strategie che dicevamo prima in termini di soppressione o di evitamento, perché non ci permette di imparare, no? Di imparare a gestirla, di sensibilizzarci a questo e quindi poi di autoregolarci di conseguenza. Anche perché facendo un po' la strategia che appunto vi ha detto la dottoressa, è come dire, acquisiamo quell'atteggiamento appunto non fobico verso le nostre emozioni, no? E impariamo in questo modo a riconoscerci e dargli un senso noi, quindi a non spaventarci all'idea del toglierle subito, ridurle, modificarle, ma accoglierle maggiormente. Dicevano se c'è un test specifico per valutare la disregolazione emotiva, e noi utilizziamo il test della DERS. Per quanto riguarda appunto lo si fa nel lungo periodo, appunto all'inizio, a metà e alla fine dei vari trattamenti, proprio che ci sono, che analizza proprio la capacità del descrivere e del gestire i vari stati emotivi. E poi dicevano qual era il legame, come avviene l'integrazione fra i modelli di Wells e della linea. Diciamo che entrambi muovono verso l'idea appunto del stimolare un atteggiamento, no, diverso verso le nostre emozioni. Diciamo che Wells ovviamente è più sull'idea del andiamo a ridurre quello che è i pensieri, la ruminazione, il rimuginio disfunzionale che fanno altro che aumentare la disregolazione emotiva. E quindi è visto come un comportamento disfunzionale. In realtà la gestione e il gestire i miei stati emotivi attraverso rimuginio e ruminazione. Quindi lo utilizziamo come ugualmente come un apprendimento, no? Di un'abilità di riconoscimento di questi meccanismi e di stimolare meccanismi e abilità diverse, come all'interno della DBT della Marshallina insegnano strategie, no? Per non agire in maniera disfunzionale. Quindi lo colleghiamo in questo modo. Ci sono... Allora, questa è lunghissima. Allora, ci sono particolari caratteristiche dei pazienti che possono determinare una migliore risposta ad una specifica terapia rispetto ad un'altra. Ossia, alcuni pazienti che hanno specifiche caratteristiche potrebbero rispondere meglio alla DBT o invece alla schema therapy. Ci sono dei sintomi che possono indirizzare a fasi in fasi precoci al miglior trattamento. Secondo me, in linea di massima, come dire, anche proprio da linee guida, la DBT è da linee guida soprattutto quando c'è la presenza di comportamenti impulsivi e parasuicidari o suicidari, nel senso che sia nella DBT, ormai come diceva la collega, è la prima che è stata validata per questo ed è nelle linee guida per il trattamento del disturbo borderline, soprattutto per trattare quelli che sono gli aspetti di disfunzionali dal punto di vista comportamentale e quindi agiti autolesivi e suicidari. La schema therapy altrettanto sta avendo tutta un'altra parte di ricerche, molto, insomma, sta dimostrando una sua efficacia col disturbo borderline. E se dovessi dire io alla collega, insomma, forse può essere una discriminante, al di là che utilizzano tecniche molto diverse, uno sicuramente ha un approccio, poi non so che tipo di conoscenza ha la collega, però un approccio con le tecniche immaginative, ha una modalità di concettualizzare appunto, parlo della schema terapia, la modalità di concettualizzare anche i vari disturbi, attraverso quelli che sono anche i mod del bambino, con il mod del genitore punitivo, dell'adulto funzionale, quindi utilizza le varie parti, è un lavoro sulle parti, diciamo in questo senso.
La DBT, che è maggiormente di stampo comportamentale, si concentra appunto sull'acquisizione attraverso sempre una concettualizzazione del caso, l'identificazione appunto di quelli che sono gli obiettivi principali per il determinato paziente, si concentra maggiormente anche su di gestire quelli che sono i comportamenti disfunzionali e che possono in qualche modo non permettere, insomma, di non riuscire a fare la psicoterapia in questo senso. Poi ho l'altra domanda: se c'è una motivazione particolare per la quale non integrate con l'ACT. Di fondo è, diciamo, una scelta legata al fatto che la DBT si basa su tecniche della mindfulness e la mindfulness è l'abilità che è trasversale a tutti i moduli della DBT, quindi scegliamo e prendiamo quella di lezione lì che è da linea guida, insomma, e che è alla base della terapia dialettico comportamentale. Sì, oltre ad avere, come dire, scusami Ale, anche la parte dell'intervento sui familiari, che in qualche modo è facilmente, perché le skills poi per i familiari sono sovrapponibili in questo senso, quindi la DBT, proprio per il concetto di ambiente invalidante e l'idea di lavorare su quella che è la regolazione emotiva anche sull'ambiente, prevede appunto anche l'intervento sui familiari, e questo ci dà anche un'idea di maggior complessità, insomma, rispetto all'ACT, insomma, ci sembrava più funzionale. Ok. Poi ho letto quello del... Allora, nel caso un ragazzo passi molte ore prima di prendere una decisione, pensando, valutando ripetutamente pro e contro, chiedendo consigli, eccetera, è preferibile portarlo fuori dalla dimensione mentale? In che modo rompere il circolo vizioso? Diciamo che è molto un intervento proprio molto sulla di terapia metacognitiva, nel senso nel riconoscere, nel fargli vedere che sta appunto rimuginando e qual è il meccanismo della rimuginazione, per far sì che si accorga di questo e poi quello che è la base proprio della gestione del rimuginio è proprio andare ad analizzare, come da protocollo, quali sono le credenze che mantengono e che pensano che siano le utilità del rimuginio e quelle che invece sono i costi. Questo un po' per far sì che poi si imposta un programma nel quale io vado a disputare queste idee, dei vantaggi che io penso di avere, e si fanno delle tecniche per far sì che io riesca a gestire io il rimuginio, a controllarlo, a rimandarlo, a prenderne maggiormente io la gestione, adesso ho detto. Sì, dicono della registrazione, sì, adesso vengono tutte registrate. Infatti ho detto che poi mi informo, mi sono scritta anche il nome, sì. Nel caso poi mandiamo una mail, mi sono segnata il nome della collega. Così. Mm-hmm. Ok. Disregolazione emotiva presente nei DCA. Beh, sicuramente, come dire, tutta l'area della disregolazione, sicuramente nel binge, no, nella categoria del binge eating, è la parte del discontrollo, e così come, se vogliamo, gli aspetti poi di, come dire, insomma, nel DCA comunque c'è un problema legato all'ipercontrollo, se pensiamo anche alla bulimia, e quindi a momenti in cui si restringe, a momenti in cui poi ci sono in qualche modo le abbuffate, in questo senso sono episodi di discontrollo, se vogliamo, e quindi può essere presente anche in quel caso. Spesso, non a caso, insomma, nel disturbo borderline abbiamo disturbi alimentari concomitanti, ecco, comunque in comorbidità, o comunque che fanno parte, sono uno dei sintomi nei quali si manifesta la parte della disregolazione.
Perfetto, grazie a voi. Grazie a tutti. Buona serata, salve.